Naviganti del hobby, ben ritrovati sul canale. Allora, oggi ci diamo a un nuovo tutorial e facciamo Jensen, che è niente un po' di meno che il cacciatore di streghe più iconico della scatola di Warhammer Quest Curse City, che molti di voi hanno perso purtroppo la prima mandata, ma per fortuna Games Workshop è riuscita a ristamparla, quindi se qualcuno di voi volesse giocare ancora a Warhammer Quest, la città maledetta, o Curse City in inglese, può comprarla sul sito della GW o ordinarla, insomma, al proprio negoziante. So che anche da noi ad Arcadia giochi, ne abbiamo, insomma, qualcuno, basta telefonare o andare su Messenger nella pagina Facebook. Detto questo, subito dopo la sigla andiamo a vedere tantissimi modi per fare moltissimi tipi di pelle diversi. A dopo! Una postazione di tutto rispetto della Red Grass, dove sul mat, diciamo, uso la superficie per non sporcare sotto. Mi sono messo la Glass Palette per se eventualmente ho bisogno di colori più densi e non diluiti, e ovviamente la Wet Palette che ormai utilizzo sempre. Qui ho il mio holder che posso spostare e calamitare quando mi serve. E questo non è della Red Grass, l'ho aggiunto io, è un semplicissimo 3M adesivo in metallo, li trovate su Amazon a 3 euro, ne comprate 4 e li mettete dove volete. Della Red Grass ne ho uno solo che è sulla scrivania, se vi ricordate. E poi ho preso la famosa brush rinser della Green Stuff che vi ho fatto vedere l'altro giorno in recensione, e vediamo un pochino oggi come lava il pennello e quanto utile è. Ho visto già che c'è un problema sul discorso del rimanere in bolla. Io ho la scrivania che va leggermente indietro e quindi l'acqua tende un pochino a uscire perché non ha guarnizioni. Allora, o metto una guarnizione io in qualche modo, oppure deve stare esattamente in piano e quindi bisogna ragionare sotto come fare a tenerla in piano, perché l'acqua deve stare proprio esattamente sul piano, altrimenti continua a uscire. Detto questo, comunque possiamo cominciare. Allora, lui è veramente uno dei personaggi più iconici del Age of Sigmar che hanno ultimamente veramente prodotto in Games Workshop, e vorrei cominciare con qualcosa di molto scuro, quindi stavo pensando addirittura a un black leather della Scale Color o un brown leather, ma a quel punto lì potrei utilizzare uno di quelli della Army Paint, quindi sto guardando un po'. Forse potremmo anche cominciare con un oak brown, che è, insomma, un marrone piuttosto scuro, ma io lo utilizzerei più che altro per fare le luci al black leather, perché il black leather è veramente un colore molto iconico che su di lui secondo me sta benissimo. E poi da qui giocare con tutti dei marroni che permettono, insomma, di andare avanti. Quindi mescolo i colori con il nostro vortex e ci vediamo per un time lapse sulla pelle, diciamo per il momento la base.
questo punto il gioco si fa forte. Allora, praticamente adesso abbiamo la pelle stesa con due mani, diciamo, e abbiamo usato uno scale color di black leather, quindi pelle nera praticamente, un army painter di oak brown, quindi praticamente una quercia, un marrone quercia, e adesso andiamo praticamente a giocare su tutti quelli che sono i legni e quindi per esempio i paletti di legno che li usa per i vampiri, che voglio fare di legno chiaro, quindi tipo frassino, e andremo a prendere appunto un legno molto molto chiaro, che potrebbe essere un desert yellow dell'Army Painter con un mustard brown alla base. E fatto questo, praticamente andremo a fare tutti dei taglietti, micro taglietti sulla pelle, in modo tale, solo sui bordi, praticamente sulle pieghe, in modo da far sembrare la pelle rovinata nei punti dove si sta piegando, e con sotto appunto la parte un po' più chiara. Adesso vado a intanto fare tutti i paletti col time lapse e poi vediamo un attimino come siamo messi con la miniatura per intero. Avete visto poi che in ultima ho utilizzato sempre un dry brush della Red Grass, oggi sto provando i loro pennelli, e per fare i metalli. Quindi, per quanto riguarda il dry brush del metallo, perfetto, il pennello è abbastanza piccolo, sono riuscito a fare tutto senza sbordare troppo. Ho corretto un attimo con il 2-0 che hanno loro, e per il resto, se avete visto, ho dato praticamente tutta la base a Jensen con un 2, e quindi basta avere una punta fatta bene di un Koniski fatto bene, che come vedete, anche se è un 2, riuscite a non sbordare, e con una buona mano riuscite anche a fare discrete cose. Io di solito uso un 1 e da lì scendo, ma in questo caso volevo provare quello che dicono loro, cioè che e parlo di Red Grass in questo caso, loro dicono che sostanzialmente con questi due pennelli fai tutto, e bene o male è vero, nel senso che magari un 1,5 ci starebbe bene, ma non esiste, quindi insomma in questo caso la mezza misura non c'è, va benissimo il 2. Vado avanti quindi a fare i paletti. Thank you.
ragazzi, una parte preliminare del lavoro che si fa con la pelle, in questo caso la pelle logorata, è riuscire a dare una base scura, una base intermedia, come abbiamo fatto con il brown della Army Painter, e poi con un colore molto più chiaro fare praticamente dei micro taglietti, vedete? Come ho fatto nel time lapse, micro taglietti e piccoli puntini lungo le pieghe, in modo tale che dia questo effetto, come vedete, di pelle rovinata e logorata. È chiaro che ora siamo nella fase iniziale, quindi vedete molto stacco, poi con una lavatura andrete a fare sostanzialmente una specie di glaze che vi ammorbidirà tutto e non vi farà più sembrare la cosa terribile, ok? Adesso metto a posto la telecamera e ci vediamo subito dopo. Ok, pensiamo a come fare le lavature. A tra poco. Eccoci qua ragazzi, allora ho fatto con i giochi di colore tra marrone e marrone, tono su tono, i nodi ai paletti come se fossero un legno un po' più nodoso, poi ho lavato leggermente la tonaca che adesso vedete, la giacca che adesso vedete è tutta rovinata come se fosse di pelle rovinato e quindi anche il cappello, e ho aumentato i graffi facendo praticamente una sfumatura. Come vedete qua, vediamo se riesco a mettere a fuoco, così, ok, eccola qua, con questo marrone molto chiaro, quasi giallognolo, mescolato, andando a mescolare questi tre colori, sono riuscito a trovare insomma una tonalità che mi piaceva per Jensen per l'appunto. Allora adesso che siamo arrivati a questo punto, lo lasciamo asciugare, iniziamo a dare le lavature dopo che ho fatto il viso, che è all'interno, quindi è un po' complesso da raggiungere. Fatto questo, più o meno iniziamo a rimettere a posto i neri, vediamo cosa cambiare, la borsa di che colore farla, i guanti che ancora non sono convinto di che colore farli, potrebbero essere anche neri di pelle per l'appunto e quindi rovinati anche quelli, e fare praticamente tutto un gioco così fra 4-5 colori, non di più,
che fra di loro mescolati danno i chiari scuri del marrone. Quindi adesso lo lascio asciugare e ci vediamo fra poco. Allora ragazzi, diciamo che arrivati a questo punto, adesso vado avanti, vi faccio un appunto sul brush rinser, che sarebbe praticamente il nuovo pezzo della Green Stuff, ovvero questo, ve lo faccio vedere qua sotto, che dovrebbe essere appunto innovativo per quanto riguarda l'acqua sempre pulita, eccetera eccetera. Allora, continua a spandere perché non c'è una guarnizione dentro qua, ed è quello che manca assolutamente, una guarnizione, perché continuamente, vedete, esce acqua continuamente, bisogna sempre stare attenti che non perda, non spanda, e poi dall'altra parte, se non è esattamente in bolla, guardate che roba, se non è esattamente in bolla, praticamente quando voi tirate giù l'acqua e ritirate su, l'acqua o non scende o cade dall'altra parte. Quindi direi che per il momento, nonostante sia un'ottima idea, io resto assolutamente sulla tazza da cambiare, perché c'è ancora qualcosa che manca. Se posso suggerire questa cosa, la Green Stuff, assolutamente una guarnizione. Con la guarnizione si risolve qualsiasi problema. Comunque, detto questo, rimettiamo lui qui, che intanto comunque finisco di usarlo, così continuo a tentare di capire, perché non c'è assolutamente la guarnizione, cioè non è che ve la sono dimenticata io, ma sembra veramente una dimenticanza un po' così, che bastava pensarci un attimo. Allora, detto questo, andiamo avanti con la miniatura. Allora, avete visto che abbiamo fatto praticamente tre colori, ok, sulla miniatura. I colori sono stati praticamente uno molto scuro, uno medio che dava praticamente i toni alla pelle e quindi la luce e le ombre, non ci sono ancora le lavature, un terzo colore è molto più chiaro del secondo e si fanno dei micro tagli sulle pieghe, ma proprio micro, e quindi in poche parole qui bisogna stare veramente attenti con un pennellino veramente piccolo a non fare, e fate conto che è tutto come fare gli occhi, quindi sempre molto sottile, 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 con tanta pazienza, e a quel punto viene fuori questo effetto di pelle lacerata. Ora ovviamente abbiamo da finire gli ultimi particolari delle cose che vedete in nero. Se lascio qualcosa in nero, come pensavo di lasciare per esempio i guanti, si potrebbe tranquillamente fare la stessa cosa sui guanti, perché si può avere una pelle nera che ha dei tagli lacerati molto beigiolino chiaro, no? E perché semplicemente è pelle tinta di nero. E dall'altra parte, niente, adesso facciamo la faccia, quindi darò semplicemente del crema sul volto e poi con un speed paint di Crusader Skin darò direttamente con quello, e farò poco di più perché è veramente poco raggiungibile e si fa veramente fatica ad andare in mezzo. E nel frattempo, poi, finendo appunto gli ultimi particolari, andiamo sulle lavature e vediamo dopo cosa ci manca da fare. Quindi ora queste cose che vi ho descritto le faccio in timelapse, in modo tale che non diventate pazzi a guardare ore e ore di tutorial, ma no, non ci vorrà tanto. Comunque parto col timelapse e ci vediamo subito dopo. Thank you.
ragazzi. Allora, ho voluto evitare appositamente ogni tipo di colore sfarzoso o altro che potesse accendere la miniatura, e quindi attualmente è tutto tono su tono, quindi tutto sui marroni. Ovviamente ogni marrone scuro, chiaro che sia, ha i suoi tagli e le sue lacerazioni, come vedete, insomma, sta venendo. E la cosa importante quando si fa una colorazione del genere, dove è tutto legno, metallo e nient'altro, praticamente, avete visto, ho fatto anche i guanti alla fine di un marrone diverso, e vediamo se vi dà un macro, che volevo farvi vedere una cosa, eccolo qua, allora, volevo farvi vedere i tagli, eccoli qua, vedete, adesso ho fatto il wash, quindi vedete ancora un po' bagnato, ma vedete, sono solo tre colori, di cui il più chiaro va a fare quelle lacerazioni. E praticamente adesso vediamo un po' la borsa, perché mi è venuta veramente molto simile al fodero, quindi tenterò di capire anche la cosa fare. Vedrò il marrone del il calcio, diciamo, del fucile, se fare dei nodi. Il volto al momento ho dato solo una, diciamo, una base bianca, un crusade dello speed paint, sopra ho fatto delle luci con il flash, e niente, adesso andrò avanti con quello. Sicuramente con l'Agrax alla fine farò gli occhi molto marrone scuro, molto fumettoso, perché non vale la pena fare gli occhi secondo me qua. E nel frattempo poi ho fatto le wash nere e marroni, quindi adesso non ci resta altro che lasciarla asciugare. Ovviamente ho fatto anche il pavimento, così anche quello asciuga, e poi andiamo avanti sui tocchi finali. Ma bene o male, ragazzi, questa è la miniatura, molto grimdark, molto rovinata, distrutta. Ovviamente cercherò di invecchiarla ancora di più, magari metterò qualche colpo di ruggine sulle spallacce o altro, perché sapete che mi piace il grim. E al di là di questo, si presta anche molto bene, perché diciamo che siamo in un'ambientazione quasi horror, quindi direi che è perfetto così, no? E niente, ragazzi, adesso semplicemente basta lasciarlo asciugare, rimetto a fuoco, eccolo lì, tra le altre c'è ancora il macro, che non si sa perché resta, e eccolo lì, e niente, quindi ci vediamo fra un po'. Thank you.
ragazzi, allora ci siamo arrivati, ho fatto anche un bel po' di polvere in giro, devo mettere a posto il viso ancora e quindi ancora da fare un pochino di lavoro lì sul volto. Per il resto vedete, sotto i pigmenti hanno dato la sfumatura alla giacca, che è più sporca e impolverata, sono rimasti ovviamente i segni della pelle distrutta, si è invecchiato il metallo con il rust, con la ruggine, che fa un buon effetto. Metto a posto la borsetta ancora, diciamo che metto un ciuffetto sotto sul fondo e siamo arrivati praticamente al dunque, diciamo, lui è proprio il cosiddetto tono su tono, proprio perfetto tono su tono. Ok ragazzi, adesso io vado avanti a finire queste ultime cose, poi ci vediamo per un recap e ovviamente dopo ci vediamo per una showreel che ce lo mostrerà un pochino in tutta la sua tonalità marrone. Ok, ci vediamo. Allora ragazzi, tra poco vi lascio alla showreel di Jensen, questo personaggio iconico di Warhammer Quest, La città maledetta. È ovviamente tutto tono su tono, quindi in realtà rispetto a qualcosa di più colorato è quasi più difficile, perché bisogna con due o tre marroni riuscire a far vedere tutti quanti gli elementi. Non è proprio facilissimo, e ricordatevi la tecnica per fare la pelle lacerata, cioè proprio il cuoio lacerato, e quando si piega lascia quelle incrostazioni, o soprattutto lascia la rottura della pelle con sotto la pelle interna, che è quella molto chiara. Bisogna fare prima un colore molto scuro, un colore medio che dà le sfumature normali, e dopodiché solo seguendo tutte quante le linee e soprattutto i bordi si dà un colore molto molto chiaro, quindi pennello veramente piccolo, il più piccolo che avete, e comunque sfiorate, perché dovete fare proprio vedere i taglietti e non seguite solo una direzione, ma più direzioni anche incrociando, in modo tale che poi nell'insieme faccia questa trama che permetta di far sembrare proprio il cuoio piegato, ok? E quindi lacerato. Io vi lascio la showreel, vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me con questo tutorial e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!